Ciao amici di Addicted to Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi sono qui per annunciarvi i giochi gratuiti del PlayStation Plus di luglio 2017. I giochi sono stati comunicati già da un paio di giorni, ma nessuno ne sta parlando e secondo me è il caso di farlo. Discutiamo insieme qui sotto nei commenti. Devo dire che i giochi gratis del PlayStation Plus stanno migliorando mese dopo mese. Mese scorso, giugno, ci hanno regalato l'ottimo, l'eccellente Life is Strange, mentre questo mese, o meglio il mese prossimo, luglio, avremo gratis su PlayStation 4 ovviamente Until Dawn, che è un gioco horror molto bello dal taglio cinematografico, con tantissime scelte da fare, tanti finali. Insomma, per chi piace il genere horror, è un titolo veramente bello. Non fa il caso mio perché sono un cacasotto, però è un gioco comunque molto valido e che ha avuto recensioni molto positive. Sempre su Play 4 avremo Game of Thrones, la serie completa, un gioco d'avventura in 6 episodi. Regalano tutti e 6 gli episodi, ragazzi, attenzione. Dicono che sia un gioco abbastanza valido, l'unico problema è che non è tradotto in italiano. O perlomeno non so se negli ultimi mesi è uscita una traduzione nella nostra lingua. Lo scopriremo quando lo scaricheremo. E infine abbiamo un terzo gioco, un giochino della Sony, si chiama Tetsu. È un party game che si gioca tramite Play 4 e telefono, ci si fanno delle foto, ci si cerca di riconoscere, insomma, una cavolata del genere, ma i due giochi principali sono Until Dawn e Game of Thrones. Bene, questi giochi saranno disponibili, ve lo dico subito, dal primo martedì del mese, come sempre, quindi dal 4 luglio, giusto? Non vorrei sbagliare e fare una figura brutta, no, dal 4 luglio, perfetto, dalle 19 di sera si potranno scaricare questi tre giochi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se vi piacciono, se sono titoli validi secondo voi. Parliamo insieme qui sotto nei commenti. Date un like e condividete il video a tutti i vostri amici. Questo è tutto. Ciao belli!